poco nuboloso. Y andiamo con le notizie del Panamá. Denunciano a deputati supplenti per il caso di doppio salario. L'avvocato Ernesto Cerdeño Alvarado ha presentato lunedì scorso una denuncia davanti alla Suprema Corte di Giustizia contro 29 deputati supplenti del Parlamento per ricevere doppia remunerazione dallo Stato. Cedeño ha portato come prova un referto della Controlleria Generale della Repubblica e ribadì che questi deputati ricevono dal Parlamento $2,000 mensile, 1.500 in benzina e $500 per viatico, ma inoltre loro lavorano nell'istituzione dello Stato. Nella lista presentata ai primi posti sono occupati da Armando Guerra Atencio, sottodirettore della Lotteria Nazionale con $6,000 mensili, Jorge Domínguez Barahona, vicedirettore dell'Istituto dei Mercati Agropecuari, con $4,000, e Alida Padofora, funzionaria del Comune di Panama, con $3,000. El dengue continúa amenazando el este de la capital. 10 estudiantes, 2 enseñantes, un administrativo de la Escuela Vergine de Guadalupe de Las Garzas, Pácora, al este de la capital, son stati diagnosticati con dengue. Vuol dire la malattia infettiva tropicale causada dal virus dengue, che provoca febbre, cefalea, dolori muscolari e articolari e provoca anche una reazione che assomiglia a quella del morbillo. Come non esiste un vaccino efficace alla prevenzione, si ottiene eliminando le zanzare. José Alberto Ríos, direttore di questo istituto educativo, dice che si sono realizzate diverse attività per coscientizzare la popolazione sul pericolo della malattia. Questa scuola ha matricolato 1.300 studenti diurni e 180 notturni. Il direttore della Regione Metropolitana della Salute informò che ci sono 270 casi di dengue nella capitale, dei quali 121 a Las Garzas. Dice anche che ci sono 25 ispettori che lavorano insieme a 15 funzionari del Ministero della Salute, ma che i residenti non collaborano. Y ahora la música del Panamá, y arriba el grupo Maleza, el brano Carros Rojos. Dale, vamos. De que andan los tristes, ¿dónde están? Eres la fuente de la vida, de mis ojos. Te gustan los carros rojos. Te gustan los carros rojos.
a Dialogando con Latinoamérica, a Radio Roma Futura.it. Era la música del Panamá, era el grupo Maleza, el tema El Brano, Carros Rojos. Y ahora chinandeamos al aeropuerto de Tucumán a prender el aéreo. ¡Dai! Sí, siamo arrivati a La Habana, Cuba. Ehi, qui piove! A La Habana sono le 17:30, fa 32 gradi, il cielo è coperto. A Roma 0:30, ma già dal giovedì 16 fa 28 gradi, il cielo è poco nuvoloso. E le notizie di Cuba. Allora, l'artista Tania Bruguera potrà uscire da Cuba ora che le hanno restituito il passaporto. L'idea di offrire un microfono perché ognuno opinasse sulle negoziazioni tra Cuba e gli Stati Uniti le aveva costato all'artista plastica Tania Bruguera una detenzione e il ritiro del passaporto nel dicembre scorso. L'artista cubana che aveva convocato questa performance pubblica a Piazza della Rivoluzione di La Habana potrà ora uscire da Cuba perché venerdì scorso la polizia le ha restituito il passaporto. Solo volevo che tutto il mondo potesse dire con rispetto quello che pensava. Ora solo spero che questo aiuti a prendere coscienza sul bisogno della libertà di espressione a Cuba, affermò Tania Bruguera. A chi la polizia aveva messo in libertà a gennaio scorso dopo di essere accusata di incitazione al disordine pubblico, resistenza all'autorità e incitazione a delinquere. Mamma mia. Io qua c'ho quattro microfoni, a me mi danno l'ergastolo allora. E ora andiamo con la musica di Cuba e arriva il bravissimo gruppo Los Bam Bam con il brano Agua. Vamos!